chiamo sul palco Giacomo Magliano, consigliere del sindaco di Campagna in provincia di Salerno, che ringrazio particolarmente per il lungo viaggio che ha fatto e perché siamo molto contenti di avere il primo amministratore del Sud sul palco di Innova 2016. Grazie ancora e buon speech. Buonasera, io faccio un ringraziamento collettivo ai presenti, ai relatori e agli organizzatori di questo splendido evento. Io mi onoro di rappresentare questa sera la mia città. Ho partecipato stamattina a un tavolo, al tavolo diciamo, delle Smart City, e vi racconterò un po' diciamo, la buona amministrazione che si può fare anche nel Mezzogiorno d'Italia, perché quando ho ricevuto l'invito mi è stato proprio scritto: non c'è stata mai occasione o opportunità di invitare al nostro meeting esponenti amministratori del Mezzogiorno d'Italia. Quindi sono rimasto anche abbastanza sorpreso e quindi sono doppiamente felice di poter testimoniare la buona amministrazione diciamo, che il mio comune ha portato avanti nel corso di questi 3 anni. Smart City, la definizione di Smart City non è univoca, diciamo Campania ha voluto portare questa innovazione soprattutto nell'ecoefficientamento diciamo, delle strutture pubbliche e private. Spesso e volentieri in questi convegni e in questi meeting si parla di progettualità, però poi chi amministra ha delle difficoltà oggettive a poter realizzare quelli che sono i progetti che vengono raccontati. Campagna che cosa ha fatto? Campagna ha subito, appena questa amministrazione si è insediata, con la prima delibera di giunta sottoscritto il patto dei sindaci. Il patto dei sindaci che cos'è? È un'iniziativa europea per quanto riguarda i sindaci di tutta Europa nell'intento di cercare di abbassare le emissioni di CO2 entro il 2020. Ma cosa ha fatto Campagna? Oltre a sottoscrivere il patto dei sindaci ha dovuto definire un piano per poter riorganizzare e pianificare un ecoefficientamento sul proprio territorio. Bene, quindi con il patto dei sindaci e il PAES, che è il piano di azione energia sostenibile, Campania, grazie anche all'opportunità che la regione Campania ci ha proposto, ha fatto un joint PAES, praticamente con altri 11 comuni, ha presentato alla Commissione Europea dei progetti di cosa dovevamo fare sul nostro territorio. Bene. Campania è riuscita nell'arco di questi 3 anni a portare nel proprio comune oltre 14 milioni di euro, quindi parliamo di soldi, investimenti. E che cosa abbiamo fatto con questi 14 milioni di euro? Abbiamo efficientato 4 strutture scolastiche comunali, facendo che cosa? Ristrutturandoli, ponendo sopra i tetti diciamo, pannelli fotovoltaici, cambiando le facciate, sostituendo diciamo, gli infissi termici e, cosa straordinaria, anche diciamo, organizzato impianti di geotermia. Praticamente i nostri scolari, i nostri alunni avranno un riscaldamento diciamo, nelle scuole con la geotermia, quindi sembra quasi di essere non in un paese diciamo, del mezzogiorno, ma penso in un paese diciamo, del nord Italia e del nord Europa. Con questo tipo di operazioni siamo riusciti quindi a dare un segno di ecoefficientamento diciamo, delle strutture comunali, ma non solo ci siamo dedicati alle strutture pubbliche, ma abbiamo pensato anche diciamo, all'ecoefficientamento diciamo, di strutture private. Come? Presentando un bando, dove qua vediamo diciamo, la locandina, un progetto di condominio ecoefficienti nel comune di Campagna, quindi cosa dice questo bando? Presentiamo il bando per ecoefficientare 10 condomini, che saranno poi pilota all'interno del comune, e far fare l'ecoefficientamento da l'ESCO. Quindi praticamente noi avremo la vittoria di tutti, dell'amministrazione, dei cittadini che giustamente non cacceranno un euro, e l'ESCO che giustamente potranno fare un lavoro di ecoefficientamento sui palazzi. Ma non solo, noi siamo il primo comune in Italia che ad abbinare l'ecoefficientamento diciamo, dei fabbricati. Toglieremo anche l'amianto, un problema diffuso su tutto il territorio nazionale e anche diciamo, nella nostra città. Poi abbiamo il fiore all'occhiello e chiudo. Abbiamo recuperato un fondo di 5 milioni di euro con i fondi POR per la ristrutturazione di questo convento ex Cappuccini.
Questo convento sarà ristrutturato, ci sarà un'inaugurazione a marzo, al prossimo marzo, e diventerà centro di contabilità ambientale, il quinto in Europa. Quindi il concetto di Smart City per Campania vuol dire tentare di dare delle risposte con soluzioni importanti che possano mettere, diciamo, al centro la sostenibilità della propria città. Chiudo con una frase di Tarcini che dice: pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che dovete fare e non temete nulla. Grazie. Sì, grazie mille Giacomo.